tanti di voi siano qui perché nel titolo del libro che presentiamo oggi c'è la parola estate. A parte gli scherzi, sai che uno dei miei problemi, quando abbiamo scelto il titolo, io ho detto un sacco di volte all'editore, ma sei sicuro che a dicembre un libro che si chiama L'estate la gente lo compra? Perché secondo me è un po' fuori stagione, no? Un po' c'è d'estate, cioè magari c'è d'inverno e uno compra la bambina di neve, no? Cioè, quando un giorno vado al circolo dei lettori a presentare un fumetto, Mouse, di Art Spiegelman, che parla di Shoah, e nel pubblico c'è un signore che si chiama Franco De Berletti Teglio, che tra l'altro che da anni aveva organizzato una mostra sulle leggi razziali, la portava in giro per le scuole, per le biblioteche del Piemonte, che era venuto a sentirmi. Mi metto a chiacchierare con lui nella pausa e mentre parliamo mi rendo conto di avere di fronte il mio personaggio. Cioè lui era esattamente la persona, l'anziano, che io avevo immaginato. Cioè con lo stesso tipo di vita, no? Con lo stesso tipo di memoria, con lo stesso tipo di paure. Ci sono quei libri, no? Che uno li chiude e ti hanno scosso, ti hanno inquietato, ti hanno fatto capire che davvero c'è un sacco da fare, che magari tu eri un po' troppo bloccato nella tua bambagia, però poi sono così cupi, no? Che ti fanno soltanto venire voglia di chiuderti in casa, no? Mentre invece a me piace quando uno chiude un libro, a me piace come lettore, proprio Fabio Gedo come lettore ama chiudere un libro e avere voglia di uscire per strada e fare delle cose, ok? Quindi un libro mi deve mettere voglia di, cioè mi deve far credere che c'è una possibilità. Ecco, certo. Posso dire che sì. Cioè, non c'è nessuno che porti tanta gente quanto te in libreria. No, è vero, è bravissimo. Tra l'altro, adesso poi finiamo perché gli altri 400 che sono fuori facciamo una regola. Esatto, la cosa meravigliosa che può fare una libreria di quartiere è esattamente questa, cioè creare una comunità attorno a sé. Bisogna lavorare tanto e avere dei bravi autori con degli ottimi libri. Wow. Io ho sempre avuto la passione delle storie, ma fin da bambino, che non vuol dire la scrittura, no, però mi piaceva ovviamente leggere, mi piaceva vedere i film, mi piaceva andare a teatro, no, non lo so, mi piaceva ascoltare la musica, mio padre era un grande appassionato di fumetti, che infatti poi tornano nei miei libri molto spesso, e io sono diventato negli anni un grande appassionato di fumetti, okay? La mia scrittura di oggi, che nasce dall'ascolto delle persone, affonda le proprie radici in 10 anni di lavoro educativo che è fatto soprattutto di ascolto, ok? Perché alla fine un educatore fa quello, cioè ascolta le persone. Come dicevamo prima, io ho cominciato a scrivere perché avevo 15 anni, no? Ho pubblicato a 35 il primo libro, cioè 5 anni fa. Sì. Quindi insomma per 20 anni ho scritto senza assolutamente pensare che davvero avrei fatto lo scrittore nella vita, no? Ho sempre pensato che un giorno avrei scritto qualcosa che magari qualcuno avrebbe letto, ma non mi sono mai posto un termine, ok? Ho sempre pensato che un giorno, forse a 80 anni, avrei scritto qualcosa che qualcuno avrebbe letto. Per fortuna è successo prima e così insomma. Cosa pensi di questa evoluzione del libro che dalla carta sta diventando più etereo? L'ebook. C'è un aspetto economico dietro, cioè come dire, il problema è puramente economico, non è di supporto. Non è il contenuto, Nel momento in cui i nostri figli andranno in scuola con tablet in prima elementare, semplicemente non avranno mai conosciuto la carta e non avranno nessuna nostalgia della carta con me, no? Che non vuol dire che finirà, perché secondo me il libro continuerà ad avere una sua vita, probabilmente i libri belli, ad esempio, no? I libri molto belli, cioè fatti bene, con delle belle copertine, con delle belle, no, con un aspetto materico, no, sensuale,
no, che ci faccia piacere averlo in mano, ecco, quello, anche, che il pubblico ha la tendenza a incasellarti, no? Ecco, e questo ci dimostra di nuovo che io, come dire, dal punto di vista del marketing non sono molto furbo, nel senso che in realtà, infatti, come dire, in classifica molto spesso ci vanno gli scrittori che scrivono un po' sempre lo stesso libro, che hanno un pubblico di riferimento, che quando esce il libro nuovo, no, passa e lo compra, ok? Ma a me non interessa molto questa cosa, ma proprio come scrittore, quindi ogni libro sarà una scoperta per me e quindi spero anche per il mio pubblico, no? Quindi in qualche modo ciò che io chiedo di fare al mio pubblico è di condividere con me lo stupore di sapere quale sarà il prossimo libro.